Il giorno 4 dicembre tutti gli italiani sono chiamati a votare per il referendum costituzionale. E di questo referendum, che cosa ne sanno gli studenti? Andiamo a chiederglielo. Per quanto riguarda il referendum, che cosa ne sai? So abbastanza poco. Vai a votare. Personalmente ho deciso di non votare in quanto logisticamente mi verrebbe difficile perché sto seguendo dei corsi di studio qui all'Università di Parma e ho la residenza giù a Caserta, quindi logisticamente mi verrebbe abbastanza difficile andare giù, votare e ritornare sopra. Voterò no, insomma. Perché? Perché la Costituzione non andrebbe toccata in uno Stato democratico. Io penso di votare no, ancora anch'io devo informarmi come si deve sull'argomento, però per quanto so si perderà, cioè comunque se si vota sì i cittadini possono perdere certi diritti e quindi per quanto ne ho capito comunque non sono d'accordo, quindi penso di votare no. Sì, assolutamente sì. E che cosa voterete? Non lo so ancora bene, probabilmente sono tendente verso il no. Perché? Per varie ragioni, devo ancora informarmi bene, però riguardo varie ragioni, dare meno potere alle regioni non sono molto d'accordo, e non parlo di federalismo, ma qui sono anche altre varie ragioni rispetto che il fatto della riduzione dei senatori e quindi anche del costo del loro stipendio non è molto influente dal punto di vista monetario, comunque, finanziario. Io sono più propenso al sì invece, perché secondo me è giusto che dopo tanto tempo in cui si è fermi a livello politico in questo paese, non dico ci sia una specie di scossa, ma secondo me sarebbe utile che ci fosse una sorta di cambiamento. E votando no, secondo me si resta fermi dove si è già. Quindi il sì, però, tanto a mio avviso... Cioè, cambiare la Costituzione può anche starci, però dipende come va fatto. Non è detto che cambiandola vada in meglio. Il 4 dicembre andrai a votare? Sì, andrò a votare e voterò no. Perché? Voterò no perché riformare in questo modo la Costituzione è uno scempio per un testo bellissimo che ci hanno lasciato i nostri padri costituenti.